In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et Santità, fratelli e sorelle, le drammatiche circostanze che la Chiesa e il mondo stanno attraversando ci sfidano ad offrire una lettura della pandemia che aiuti tutti e ciascuno a cogliere in questa tragedia anche l'opportunità di ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazioni, l'organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra esistenza. E questo lo diciamo non soltanto per il mondo, ma anche per noi, per la Chiesa. Posta come sacramento, cioè segno strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano, la Chiesa è chiamata per aprire cammini, anzi, a mettersi lei stessa in cammino. Per il Nuovo Testamento, la condizione dei cristiani è quella dei pellegrini, i quali vivono nel mondo come stranieri, ben sapendo che la pienezza la potremo raggiungere soltanto nel regno di Dio. Ancora una volta, all'inizio di un nuovo millennio, lo Spirito sembra dirci che dobbiamo tornare ad essere quelli della via. Se il santo popolo fedele di Dio cammina insieme, non sbaglia strada. Perché come totalità dei battezzati esercita quella capacità infallibile in credendo, il sensus fidei che lei, Santità, tanto invita ad ascoltare per discernere ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Erano queste le sollecitazioni che lei, Santità, dava a tutti in occasione del 50° dell'istituzione del Sinodo, quando disegnava il profilo di una Chiesa costitutivamente sinodale. Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, l'ascolto reciproco come ascolto dello Spirito, è forse la forma più vera di realizzare quel pensiero aperto, cioè incompleto, sempre aperto al maius di Dio e della verità, sempre in sviluppo, che lei, Santità, sottolinea volentieri come disposizione del buon filosofo, del buon teologo, ma anche del buon vescovo. E non si tratta di alcun modo di relativismo, piuttosto si coglie qui il dinamismo stesso della tradizione, in forza della quale la Chiesa tende verso la pienezza della verità divina, finché in essa giungano a compimento le parole di Dio. Dentro questo dinamismo si chiarisce il profilo della Chiesa sinodale, della sinodalità, come forma e stile della Chiesa. E questa è la visione che lei, Santo Padre, ci propone con forza. La Costituzione Episcopalis Communio prova ad attuarlo, interpretando il Sinodo dei Vescovi non più come evento, ma come processo nel quale sono coinvolti in sinergia il popolo di Dio, il Collegio dei Vescovi e il Vescovo di Roma, ciascuno secondo la sua funzione. Sottolineo
il ruolo irrinunciabile che in questo processo ricopre il popolo di Dio. In questo modo il sensus fidei recupera la funzione attiva che permette di praticare l'ascolto come principio di una Chiesa veramente tutta sinodale. La sinodalità immette tutti i livelli di vita e missione della Chiesa in una dinamica di circolarità feconda. Le chiese particolari, le province, regioni ecclesiastiche, la Chiesa universale in cui anche noi, il Collegio dei Cardinali, offre la sua parte, sono inserite in quel processo sinodale che manifesta un dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni ecclesiali. È questa la base del compito che insieme siamo chiamati a svolgere e al cui servizio si pone la segreteria del Sinodo. Essa può collaborare a rendere più facili i passaggi tra i livelli di esercizio della sinodalità. Il suo primo contributo è proprio quello dell'ascolto. Ho già scritto a tutti i vescovi, offrendo la nostra disponibilità, e molti ci hanno confermato l'importanza del reciproco ascolto. Ma credo, desidero, che la segreteria possa fare di più, ad esempio sostenendo i vescovi e le conferenze episcopali nella maturazione di uno stile sinodale, senza interferire, ma accompagnando i processi in atto ai diversi livelli della vita ecclesiale. Può essere questa la modalità con cui la segreteria del Sinodo partecipa al dinamismo della Chiesa in uscita, in un mondo che nelle circostanze drammatiche che stiamo attraversando ha ancora bisogno che la Chiesa sia veramente sacramento universale di salvezza. A sostenerci è la speranza, dono dello Spirito Santo per i tempi difficili. Charles Peguy la immaginava come una bambina da niente, la più piccola delle sorelle, tra la fede, paragonata a una sposa, e la carità, vista come una madre. E concludeva: il popolo cristiano non fa attenzione che alle due sorelle grandi, la prima e l'ultima, cieche che sono, a non vedere che invece è lei nel mezzo a tirarsi dietro le due sorelle grandi. Non lasciamoci rubare la speranza. Maria, la Stella Maris, che noi maltesi veneriamo sotto il titolo di Madonna Tapino, ci infonda questa speranza. A lei, Santo Padre, che ha voluto chiamarci per un servizio più diretto alla Chiesa, chiediamo che ci benedica. Oremus. Domine Deus, Pater Gloriae, Fons Bonorum, Vilicet Ecclesiarum Tuam toto orbe diffusam, largitate muneram dilate non desinis, sedem tandem beati apostoli tui Petri, tanto propensius in tua eris, quanto sublimius esse voluisti. Namici famulo tuo, providentiae tuo dispositionibus exhibere congruenter officium,
certus te universis ecclesiis collatur, quicquid illis presbiteris quam conta respicio. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convive et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il Figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Gesù e i discepoli erano in strada, per la strada. La strada è l'ambiente in cui si involge la scena descritta dall'evangelista Marco ed è l'ambiente in cui sempre si svolge il cammino della Chiesa. La strada della vita, la strada della storia, che storia di salvezza nella misura in cui fatta con Cristo, orientata al suo mistero pasquale. Gerusalemme è sempre davanti a noi. La croce e la resurrezione appartengono alla nostra storia, sono il nostro oggi, ma sono sempre anche la meta del nostro cammino. Questa parola evangelica ha accompagnato spesso i concistori per la creazione di nuovi cardinali.
non è solo uno sfondo, è un'indicazione di percorso. Per noi che oggi siamo in cammino insieme con Gesù, che procede la sua strada davanti a noi. Lui è la forza e il senso della nostra vita e del nostro ministero. Dunque, cari fratelli, oggi tocca a noi misurarci con questa parola. Marco mette in risalto che lungo la strada i discepoli erano sgomenti, erano impauriti. Ma perché? Sapevano quello che li attendeva a Gerusalemme. Lo intuivano, ma non sapevano perché Gesù ne aveva già parlato a loro più volte apertamente. Il Signore conosce lo stato d'animo di quelli che lo seguono e questo non lo lascia indifferente. Gesù non abbandona mai i suoi amici, non li trascura mai, anche quando sembra che vada diritto per la sua strada. Lui sempre lo fa per noi. E tutto quello che fa, lo fa per noi, per la nostra salvezza. E nel caso specifico dei dodici, lo fa per prepararli alla prova, perché possano essere con Lui, adesso e soprattutto dopo, quando Lui non sarà più in mezzo a loro, perché siano sempre con Lui sulla sua strada. Sapendo che il cuore dei discepoli è turbato, Gesù chiama i dodici in disparte e di nuovo dice loro quello che stava per accadergli. Lo abbiamo ascoltato, è il terzo annuncio della sua passione, morte e resurrezione. Questa è la strada del Figlio di Dio, la strada del servo del Signore Gesù. Gesù si identifica con questa strada, al punto che Lui stesso è questa strada. Io sono la via, questa via e non un'altra. E a questo punto succede il colpo di scena, che smuove la situazione e consentirà a Gesù di rivelare a Giacomo e Giovanni, ma in realtà a tutti gli apostoli e a tutti noi, il destino che li attende. Immaginiamo la scena. Gesù, dopo aver nuovamente spiegato ciò che gli deve accadere a Gerusalemme, guarda bene in faccia i dodici, li fissa negli occhi, come a dire, è chiaro? Poi riprende il cammino in testa al gruppo. E dal gruppo si staccano due, Giacomo e Giovanni, si avvicinano a Gesù e gli esprimono il loro desiderio. Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. E questa è un'altra strada. Non è la strada di Gesù, è un'altra. È la strada di chi, magari senza nemmeno rendersene conto, usa il Signore per promuovere se stesso. Di chi, come dice San Paolo, cerca i propri interessi e non quelli di Cristo. Su questo Sant'Agostino ha quel discorso stupendo sui pastori, che sempre ci fa bene rileggere nell'ufficio delle letture. Gesù, dopo aver ascoltato Giacomo e Giovanni, non si altera, non si arrabbia. La sua pazienza è davvero infinita, anche con noi. È stata, c'è pazienza e ci sarà. E risponde: voi non sapete quello che chiedete. Li scusa, in un certo senso, ma contemporaneamente li accusa. Voi non vi rendete conto che siete fuori strada? In effetti, subito dopo saranno gli altri 10 apostoli a dimostrare con la loro reazione sdegnata verso i figli del Zebedeo quanto tutti fossero tentati di andare forse strada. Cari fratelli, tutti noi vogliamo bene a Gesù, tutti vogliamo seguirlo, ma dobbiamo essere sempre vigilanti per rimanere sulla sua strada, perché con i piedi, con il corpo possiamo essere con Lui,
ma il nostro cuore può essere lontano e portarci fuori strada. Pensiamo a tanti generi di corruzione nella vita sacerdotale. Così, ad esempio, il rosso porpora dell'abito cardinalizio, che è il colore del sangue, può diventare per lo spirito mondano quello di una eminente distinzione. E tu non sarai più il pastore vicino al popolo. Sentirai di essere soltanto l'eminenza. Quando tu sentirai quello, sarai fuori strada. In questo racconto evangelico, ciò che sempre colpisce è il netto contrasto tra Gesù e i discepoli. Gesù lo sa, lo conosce e lo sopporta. Ma il contrasto rimane. Lui sulla strada, loro fuori strada. Due percorsi irreconciliabili. Solo il Signore, in realtà, può salvare i suoi amici sbandati e a rischio di perdersi. Solo la sua croce e la sua risurrezione. Per loro, oltre che per tutti, lui sale a Gerusalemme. Per loro e per tutti spezzerà il suo corpo e verserà il suo sangue. Per loro e per tutti risorgerà dai morti e col dono dello Spirito li perdonerà e si trasformerà. Li metterà finalmente in cammino sulla sua strada. San Marco, come pure Matteo e Luca, ha inserito questo racconto nel suo Vangelo perché è una parola che salva, una parola necessaria alla Chiesa di tutti i tempi. Anche se i dodici vi fanno brutta figura, questo testo è entrato nel canone perché mostra la verità su Gesù e su di noi. È una parola salutare anche per noi oggi. Anche noi, Papa e Cardinali, dobbiamo sempre rispecchiarci in questa parola di verità. Una spada affilata ci taglia, è dolorosa, ma nello stesso tempo ci guarisce, ci libera, ci converte. Conversione è proprio questo, da fuori strada andare sulla strada di Dio. Che lo Spirito Santo ci doni oggi e sempre questa grazia.
Frate carissimi, munus gratum irenque grave sumus expletori, quod cum ad Romanam Ecclesiam in primis pertineat, totius quoque Ecclesiae corpus afficit. In patrum cardinalium collegium non nullus frates cooptabimus, qui artiore vinculo cum petri sede de vinciantur. Romani cleri membra fiant et in apostolico servizio nobiscum strictius cooperentur. Ipsi sacra purpura exornati, in urbe Roma et in dissitis regionibus intrepidi erunt Christi testes eiusque Evangelii. Itaque, autoritate omnipotentis Dei, Santorum Apostolorum Petri et Paulo, ac nostra, os venerabiles fratres creamus et solemni Dei renunciamus, Sante Romane Ecclesiae Cardinale. Marium Grech, Episcum Emeritum, Gaudiciensem, Secretarium Generale in Sinodi Episcoporum. Marcellum Semeraro, Arcepiscopum Episcopum Emeritum, Albanensem, Prefectum Congregationis de Causis Santorum, Administratorum Apostolicum Albanensem. Antonium Cabanda, Arcepiscopum Kigaliense. Viltum Daniele Gregori, Arcepiscopum Washingtonensi. Josepum Advincula, Arcepiscopus Capicensem. Celestinum Aos Bracco, Arcepiscopum Santi Jacobi in Cile. Cornelius Sim, Episcopum titulo Puciensis in Numidia, Vicarium Apostolicum Bruneensim. A Justinum Paulum lo Giudice, Arcepiscopum Senensi, Collensi, Ilicensim. Mauro Gambetti, Arcepiscopum titulo Tisiduensim. Filippum Arismendi Esquivel, Episcopum Emeritum Santi Cristofori de las Casas. Silvanum Maria Tomassi, Arcepiscopum titulo Acellinum Nuncium Apostolicum, Delegatum Specialem apus Supremum Ordinem Militarem et Hospitalem Maltensim. Rainerum Cantalamessa, Concinatorem Sacri Pontificia Domus. Enricum Ferossi, Arcepiscopus titulo Curensi, Seusanti Atimi. Ex huibus preteria ad ordinem cardinalium diaconorum pertineum. Marius Grech, Marcellus Semeraro, Maurus Gambetti, Silvanus Maria Tomassi, Rainerus Cantalamessa et Enrico Feroci. Reliquos per omnes ad ordines pertinere volumus cardinalum presbiterorum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissime, fidem vestram, in Deum, unum et trinum, e fidelitatem in Santam Ecclesiam Catholicam aqua apostolicam teste populo santo Dei, profitemini. Credo in unum Patrem omnipotentem, Creatorem Cieli et Terre, et in Iesum Christum, Filium Eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sanctum, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontius Pilatum, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, terce die resurrexit a mortuis, ascendit a celos, sedet ad dextram Dei, Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credum Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Eternam. Amen. Ego, Marius, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalis Grec, promitto et iuro, mea bec ora deniceps, quam Dio vixerum, fidelem Christo eusque Evangelio, atque obedientiam Beato Petro, sanctique
apostolice romane ecclesie, ac sommo pontifici Francisco, eiusque successoribus canonice legittimeque electis, constanter fore, communionem cum ecclesia cattolica, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione, me semper servaturum, nuncia vel secreta omnia, quae mihi cum credita sint, nunquam in ecclesia damnum vel degus esse evulgaturum, mania denique cum diligentia et fidelitate onera explere, quibus tenor erga ecclesiam in quam ad meum servitium exercentium secundum iuris prescripta vocatus sum. Ita me Deus omnipotens adiuvet. Laudem omnipotentis Dei et apostolicis sedis ornamentum. Accipite birretum rurum, cardinalius dignitatis insigne, per quod significato lo qua sanguinis effusionem pro incremento Christiane fidei, pace et quiete populi Dei, libertate et diffusione sante romane ecclesie, os ipsos intrepidos exhibere de bere. Annum de Manu Petri e noveris directionem principis apostolorum directionem tuam et ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et santorum apostolorum Petri et Pauli tibi comitimus diaconiam santorum Cosme et Damiani in nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Accipe annum de Manu Petri et noveris directione principis apostolorum directione tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et santorum apostolorum Petri et Pauli timi comitimus diaconiam Sante Maria in Dominica. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Portati bene. Manu Petri et noveris directione principis apostolorum directione tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi comitimus titulum Sancti Existi in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Acipe annunum de manu Petri, et nobilis dilectione principes apostolor, dilectionem tuam in ecclesia rogari. Ad honorem Dei omnipotentis, ex santorum apostolorum Petri Pauli, tibi comitimus titulum Immaculate Concepzione Maria al Saxa Rubra. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Acipe annulum de manu Petri, et noveris dilectione principis apostolorum, dilectione tua in ecclesia roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, ex santorum apostolorum Petri e Pauli, tibi comitimus titulum santorum Nerei et Achillei, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Acipe annulum de manu Petri, et nobilis dilectione principes apostolorum, dilectione tua in ecclesia roborari. Ad honorem Dei omnipotentes, ex santorum apostolorum Petri Pauli, tibi comitimus tibi, beati Maria Virginis, boni consigli, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Acipe annulum de manu Petri, et nobilis dilectione principes apostolorum, dilectionem tuam erga in ecclesia roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, ex santorum apostolorum Petri e Pauli, tibi comitimus titulum diaconiam Santissimi in nomine Mariae ad Forum Traiani, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Acipe annulum de manu Petri, et nobilis dilectione principis apostolorum, dilectionem tuam in ecclesia roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, ex santorum apostolorum Petri e Pauli, tibi comitimus titulum Santi Ludovici Maria Grignon di Montfort. Acipe annulum de manu Petri, et nobilis dilectione principis apostolorum, dilectionem tuam et ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, ex santorum apostolorum Petri e Pauli, tibi comitimus diaconia Santi Nicolai in carcere Tertulliano, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Acipe annulum de manu Petri, et nobilis dilectione principis apostolorum, dilectione tua in ecclesia roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, ex santorum apostolorum Petri Pauli, tibi comitimus diaconia Santi Apollinarius ad Termas Neronianis Alexandrina, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Acipe annulum de mano Petri, et nobiles dilectione principes apostolorum dilectione tua e ecclesia roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, Santorum apostolorum Petri e Pauli, Tibi comitimus diaconia ambiate Maria Virginis divini amoris al Castrum Leonis, tua parrocchia. Sì. Il Papa fa parroco, cardinale un parroco. Grazie. Comitimus titulum Sante Vigili Cardinali Iosefo Advincula e comitimus titulum Santi Iude Taddei Apostoli Cardinali Cornelio Sim Chiapsunt e isque per inviatum specialem imponemus viretum rubrum annorum atque bullam a Deos pertinentes mitemus. Dicamus nos omnem orationem, quam Christus tanquam exemplar omnis orationis nobis debit. Deus, cuius universa e vie misericordia et semper veritas, operis tua dona prosequere, et quod possibilitas non habet fragilitatis humanae, tuis beneficis miseratus impende. Uti famili tue, ecclesiae tue, iugite servientes, et fidei integritate fundati, et mentis lucian puritate cospicui. Per Christum Dominum nostrum. Domino Hoviscum. Sit nomen Domini Benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.